Bentrovati a Storie, il programma che attraverso le storie degli uomini che ci hanno preceduto cerca di capire di più la nostra storia e il mondo presente. Hegel è un grande filosofo di inizio 800 che ha segnato il pensiero degli uomini, ha segnato il pensiero della filosofia occidentale ed è stato un momento fondamentale. Hegel è molto complesso, è un pensatore veramente difficile che muove i suoi primi passi per essere compreso davvero dalla teologia. Hegel parte a studiare la figura di Gesù e a partire dalla figura di Gesù poi si amplia, lui filosofo protestante, a capire di più il pensiero umano. Ed Hegel arriva a dire sostanzialmente questo, arriva a dire che tra noi e le cose, tra noi e il mondo, tra noi e la storia non c'è grande differenza, non c'è grande diversità, perché tutte sono emanazione di un unico spirito, tutte sono in qualche modo un prodotto di un unico spirito. È sicuramente una semplificazione del pensiero hegeliano, però è un punto di partenza molto importante, perché per Hegel la domanda fondamentale è: ma allora noi, le persone, cosa siamo? Chi siamo? Se noi siamo spirito e le cose sono spirito, come mai invece noi abbiamo questa coscienza di noi stessi? E per Hegel questa domanda si risolve in quella che lui chiama la filosofia della natura. Nella filosofia della natura, infatti, Hegel ci racconta come l'uomo scopre nell'incontro con le cose di avere una coscienza, di essere se stesso. Tutti noi scopriamo nell'incontro con gli altri di essere diversi, di avere una nostra identità. E per Hegel questo è il vero tema dello spirito, questo è il vero tema della filosofia. Lo spirito, l'uomo, scopre nell'incontro con la natura la propria consapevolezza, scopre se stesso. Hegel arriverà a teorizzare una cosa molto importante e anche molto difficile, che lo spirito quindi vive a tre momenti. Un momento in cui è in se stesso, è chiuso in se stesso, un momento in cui esce da sé e si dà nella natura, si dà nella storia, si dà nel tempo, e un momento in cui ritorna in sé, in cui riscopre di più se stesso. Vedete, ci sono sempre questi tre momenti fondamentali nel pensiero di Hegel: il momento in cui le cose ci sono come sono, e un momento in cui le cose si contrappongono, e un momento in cui le cose si scoprono. Questa è la logica di Hegel, la logica triadica viene chiamata, cioè il momento della tesi, dell'antitesi e della sintesi. Nella natura l'uomo quindi scopre la propria identità, e la propria identità è quella di essere spirito. E allora la scienza che cos'è? La scienza è la modalità attraverso cui l'uomo acquista coscienza di se stesso. L'uomo non è, dice Hegel, pura chimica, cioè non è un insieme di composti, un insieme di molecole. L'uomo non è neanche pura biologia, cioè non è neanche vitalità. L'uomo è qualcosa di più della chimica, è qualcosa di più della biologia. L'uomo è un organismo vivente, un organismo che in qualche modo vive nella natura e vive a contatto con la natura e attraverso la natura scopre se stesso. Sono cose che per noi sembrano molto distanti e molto difficili, forse non ci è neanche chiesto di comprenderle davvero e sicuramente non ci è chiesto di comprenderle davvero per viverle, però per l'epoca erano importanti perché significava non ridurre la natura a un puro meccanismo. Per Hegel la natura non è un puro meccanismo, ma la natura è vita. Per Hegel la persona non è un puro meccanismo, ma la persona è vita. E allora se tutto è vita, la domanda di Hegel ritorna ancora più forte di prima. Se tutto è vita, chi sono io? E questa sarà forse la domanda che più tormenterà Hegel nella maturità della sua esistenza. Quella maturità che racconteremo in un'altra storia, prossimamente, col desiderio di capire di più chi è Hegel e che cosa ci ha insegnato a tutti noi.